Un saluto da parte di Advice Only, sono Raffaele Zenti, uno dei soci fondatori di Advice Only. Sono qui con Diana Bin, che si è recentemente aggiunta al nostro team. Buongiorno a tutti. E siamo qui per parlare di asset allocation in questa video chat. Video chat che sì, parla di mercati, di scenario economico, di asset allocation, con un focus però, devo dirlo, soprattutto sui portafogli premium, un servizio che Advice Only offre ai risparmiatori, che consente a voi risparmiatori di selezionare, di scegliere un portafoglio che adatto alle vostre esigenze, che vi scegliete voi, per esempio legato alla pensione, al risparmio per la pensione, oppure alla costituzione di un reddito integrativo o un risparmio per i figli o i nipoti. E una volta scelto il portafoglio, poi Advice Only vi fa da guida, da tutor, e insomma non vi resta da fare nient'altro che eventualmente, se vi va, di fare le operazioni che vengono previste. Ma andiamo al nocciolo della faccenda. Parliamo dell'asset allocation per il mese di novembre. Di che cosa parliamo in particolare? Parliamo delle modifiche che abbiamo avuto nell'asset allocation, che hanno riguardato il portafoglio reddito, quindi un portafoglio destinato a costituire un reddito integrativo. Parleremo di quelle che è la situazione, sia lo scenario economico-finanziario, che resta di lenta ripresa, con crescita bassa, ma con politiche monetarie accomodanti, valutazioni azionari accettabili, rendimenti obbligazionari molto bassi e con la presenza di rischi politici. Approfondiremo tutto questo. Quindi vediamo subito molto brevemente che cosa è successo sui mercati, brevemente perché la storia ci interessa, ma ci interessa più che altro il futuro. Bene, sui mercati abbiamo assistito negli ultimi 3 mesi a performance differenziate a secondo delle asset class. Quindi performance negli ultimi 3 mesi tendenzialmente negative per tutto il mondo azionario, performance variamente distribuite sul mondo obbligazionario, ma comunque tendenzialmente positive, anche se non di molto, e performance negative, spesso molto negative per quanto riguarda le valute e le materie prime soprattutto. C'è da dire che le azioni hanno recuperato nel mese recente gran parte delle perdite estive e comunque da inizio anno restano la migliore asset class. Le obbligazioni hanno fatto abbastanza bene, perché soprattutto perché hanno fatto male le azioni, c'era un po' di volatilità, un po' di paura. Resta comunque una asset class in attesa delle mosse della Fed, con bassi margini di guadagno perché i rendimenti sono bassi, le cedole sono basse. E le valute, le materie prime, soprattutto le valute, diciamo, sulle valute si vede una ripresa dell'apprezzamento del dollaro nei confronti delle principali valute, in particolare dell'euro, mentre continua il trend di discesa delle materie prime, in particolare del petrolio. Vediamo un po' come sono andati qui brevemente i portafogli. I portafogli comparati a una serie di asset class, quindi di possibili investimenti in termini di indici. Naturalmente i portafogli sono al netto delle commissioni, mentre invece gli indici no. Noi non amiamo, un breve inciso, noi non amiamo i benchmark perché vincono troppo la gestione. Questi, i nostri sono portafogli total return, quindi che mirano ad avere delle performance sperabilmente positive con un buon controllo del rischio, e quindi per confrontarci col mercato preferiamo darvi una gamma di indici che vi danno un'idea di come si è comportato. Bene, le performance dei portafogli sono tutte positive da inizio anno, da avvio, soprattutto grazie alla componente azionaria. Gli Sharpe ratio in media sono intorno a 1, che è un valore soddisfacente. E quello che c'è da dire è che in questo momento, cioè già da mesi, con tassi così bassi, bisogna accettare qualche rischio di portafoglio in più, anzi, li abbiamo anche leggermente aumentati, cosa che implica anche dover sopportare un po' di volatilità, quindi anche delle perdite temporanee, come ad esempio è successo nei mesi di agosto e settembre. Andiamo a vedere un po' le modifiche di asset allocation, e in particolare perché abbiamo modificato il portafoglio reddito, che era un portafoglio che non avevamo toccato in precedenza.
Beh, diamo innanzitutto uno sguardo d'insieme alle principali asset class, alle valutazioni. Vediamo che le azioni, il mondo azionario ha in generale, con alcune eccezioni legate ad alcuni paesi emergenti, in particolare Brasile e India, ha delle valutazioni positive. Quindi, in base fondamentale, le azioni non costano troppo, non sono particolarmente economiche, ma non costano neanche troppo. Hanno tutto sommato un momentum, quindi c'è un sentiment, una forza del trend, un ottimismo dietro abbastanza buono, che sta migliorando anche nell'area più debole, che è quella dei paesi emergenti. Per quanto riguarda le obbligazioni, vediamo che hanno valutazioni in media negative, e benché ci siano stati dei rialzi dei tassi di interesse governativi, principalmente nei paesi emergenti, nel complesso i rendimenti rimangono bassissimi. Quindi le obbligazioni pagano poco, ma questa è una cosa che sapete bene. Abbiamo visto i tassi, i rendimenti dei bot negativi, una cosa insomma, che credo che abbia colpito un po' tutti i risparmiatori. E per quanto riguarda le materie prime, come dicevo prima, sì, hanno prezzi abbastanza invitanti talvolta, ad esempio i metalli preziosi, ma non è tanto il contesto, non è quello da investire in metalli preziosi, come ad esempio l'oro, e le altre materie prime ancora soffrono, in particolare il petrolio. Soffrono per la crescita ancora abbastanza debole, quindi forse non è ancora il momento di investire in materie prime. Asset class che peraltro non qui nel Basoni non amiamo, perché amo ricordarlo, non pagano cedole, non pagano dividendi, quindi è una scommessa secca sul prezzo. Vediamo un po' i rischi. I rischi che sono in realtà la prima cosa da guardare quando si costruisce un portafoglio, selezionando i principali rischi che abbiamo di fronte. Sono tre a livello alto, a livello abbastanza globale. Innanzitutto la Cina. La Cina e le implicazioni che può avere sull'economia globale, in particolare in termini di rallentamento. È un rischio, diciamo, abbastanza sostanziale, quindi con una probabilità media, che il riflesso può essere un minor sostegno dell'azione, e quindi borse più deboli e rialzi dei rendimenti obbligazionari. Un altro rischio di cui si parla un po' meno in questo periodo, ma come sapete qui siamo forse almeno io sono un po' paranoico, è quello dell'Eurozona, perché notiamo come in sostanza la situazione della Grecia in particolare, ma questo vale un po' per tutto il sud Europa e paesi periferici, non sia affatto risolta, se non in termini appunto nominali. La Grecia non ha il piano di salvataggio, l'ultimo piano di salvataggio della Grecia, dette parole povere, non sta in piedi. Abbiamo avuto già nelle ultime settimane, qualche notizia non del tutto positiva dalla Grecia, che ha generato anche un minimo di volatilità, e questo è proprio possibile che si ripeta in futuro. Vi sono altri potenziali focolai politici, di rischio politico in Europa, perché ci sono le elezioni in Spagna e in Portogallo, e quindi anche qui probabilità media, intensità, pericolosità di questo rischio non lo vediamo gravissimo, però ecco, potrebbe essere fonte di una discreta volatilità. E poi c'è il rischio geopolitico su scala internazionale, che ha una probabilità, diciamo, di accadimento media, e che è legato ai rapporti Occidente-Russia, a ciò che succede in Medio Oriente e in Africa, rapporti Islam-Occidente, e ne abbiamo avuto delle tragiche manifestazioni la settimana scorsa. A proposito di questo, ecco, magari anticipando forse una domanda, su quali sono gli impatti di situazioni di questo genere sul mercato, quindi sui vostri risparmi. Nonostante questi eventi, attacchi terroristici di questa dimensione siano delle tragedie umane evidente, sui mercati finanziari non hanno, almeno la storia ci dice che non hanno grande impatto, e anche questa volta direi che si aggiunge una storia alla storia, perché se il grafico che dovreste avere di fronte mostra le conseguenze dell'attacco terroristico dell'11 settembre
a New York, quello di Madrid nel 2004, Londra 2005, e vediamo che sì, la reazione iniziale spesso è stata negativa, ma rispetto appunto alla tragedia umana e anche politica di questa situazione, il recupero dei mercati è stato abbastanza veloce. Quindi non è per i portafogli che ci dobbiamo preoccupare per questo tipo di evento, ma per altre cose. Tornando diciamo, a questioni di più basso profilo, quali ad esempio le obbligazioni e i nostri portafogli, si diceva con rendimenti così bassi dobbiamo accettare qualche rischio in più. E per convincerne, vi basta guardare questo grafico che avete di fronte, che è una stima del rendimento del BTP decennale, quindi l'obbligazione a medio-lungo termine per eccellenza in Italia, in prospettiva probabilistica. Quindi sull'asse orizzontale, quello delle X, vedete tutti i possibili rendimenti del BTP decennale, i valori che può assumere. Sull'asse delle ordinate, quindi quello verticale, la probabilità, in realtà la densità di probabilità con cui può raggiungere, ripeto, una stima, ma abbastanza direi corrisponde anche al buon senso. Noi in questo momento, cioè l'Italia, è nella coda sinistra, quella indicata dal freccione rosso. Quindi siamo su livelli molto molto bassi. Probabilisticamente cosa possiamo dire? Che è più facile che salgano i tassi. Perché potrebbero rimanere così in basso o addirittura scendere? Beh, ci sono dei motivi, c'è cioè il sostegno della BCE, il QE europeo, senz'altro, però guardando un pochino oltre, potrebbero rimanere così basso o scendere ancora se pensassimo che la zona euro, in particolare Italia, non dovesse mai uscire dalla situazione attuale di crescita modesta, per usare un eufemismo, perché direi che è abbastanza morta, e bassa inflazione. Noi in realtà siamo un po' più ottimisti, quindi ecco, siamo estremamente cauti sui BTP, tant'è che nel portafoglio reddito il BTP nominale, che è quello di cui stiamo parlando, l'abbiamo BTP ordinario classico, ce ne siamo liberati, abbiamo venduto. E che cosa dobbiamo fare allora? Se perdiamo un tassello importante, quale titolo obbligazionario, concedo la fissa nominale come un BTP standard, cosa si può fare? Beh, si può diversificare maggiormente all'interno del mondo obbligazionario. Mondo obbligazionario perché non si può avere un portafoglio realisticamente, se non in casi eccezionali, poi vedete voi, azionario. Quindi l'obbligazionario un po' torto collo per gestire i rischi, per avere un equilibrio di portafoglio, per diversificare ci vuole. Quindi noi siamo andati a diversificare ulteriormente all'interno del mondo obbligazionario. Il grafico che avete di fronte dimostra sull'asse orizzontale diversi segmenti, diversi comparti del mondo obbligazionario. Quindi partendo da sinistra i titoli high yield, le convertibili, le obbligazioni dei mercati emergenti in divisa locale, governative, in dollaro, gli AID in dollaro e via dicendo. E quella barretta verticale mostra il livello minimo e massimo negli ultimi 3 anni assunto dal rendimento quindi il rendimento a scadenza di queste obbligazioni, e il pallino rosso ci dice dove siamo adesso. Come potete vedere, il corporate high yield, quindi i titoli a basso rating con rating speculativo, ma anche le obbligazioni investment grade, i governativi dei paesi emergenti, hanno un profilo di rischio rendimento piuttosto interessante. E in particolare per chi ha bisogno di reddito, perché un portafoglio come quello reddito è un portafoglio dove l'esigenza di crescita del capitale passa in secondo piano rispetto all'esigenza di pagare, ovviamente in proporzione a quanto si è investito, di ricevere delle cedole, dei dividendi che fungano da integrazione del reddito. È una cosa primaria, quindi obiettivo secondario è la protezione dall'inflazione, possibilmente la crescita del capitale, ma prima di tutto viene il reddito, si chiama così apposta il portafoglio, quindi il classico portafoglio di chi o è in pensione o monta su a livello di una piccola rendita. Eccetera. Sono 1.000 casi umani possibili, però ecco, questo è l'obiettivo chiaro del portafoglio. C'è bisogno quindi di cedole in un portafoglio del genere, e chi è in grado di pagarle? Ecco, in questo momento
le obbligazioni high yield, quelle investment grade e governative emergenti sono abbastanza appetibili. Andando avanti, approfondiamo ancora l'idea del. C'è un altro motivo per cui ci piace l'idea del corporate, è che siamo in odore di aumento dei tassi da parte della Fed. Se uno va a vedere le quotazioni dei Fed Funds, che sono, diciamo, i futures sui Fed Funds, quindi i contratti derivati, quello che emerge è che il mercato, a torto o a ragione, si aspetta all'incirca con il 70% di probabilità un aumento dei tassi già a dicembre. Una probabilità ancora più alta, se non fosse a dicembre, sarebbe una successiva riunione, quindi comunque nella prima metà del 2016. Quindi, se la Fed alza i tassi di interesse, cosa che potrebbe avere un impatto non solo sulla curva dei tassi statunitensi, ma anche sul resto del mondo, è evidente che potremmo vedere delle perdite in conto capitale sulle obbligazioni. Quindi ci piacerebbe avere un investimento obbligazionario poco sensibile, o quantomeno meno sensibile di altri al rialzo dei tassi. E questo è proprio il caso delle obbligazioni corporate, sia investment grade che high yield. I grafici che vedete mostrano sull'asse delle ascisse, quindi quello delle X, le variazioni storiche dei tassi di interesse base, quindi la curva governativa, la curva swap. E invece sull'asse verticale la variazione dello spread in eccesso pagato dalle obbligazioni corporate. E come vedete sono delle macchie di punti che non hanno un trend ben definito, sono abbastanza slegate, mostrano che le due variabili sono abbastanza slegate e la cosa ci piace. Quindi che cosa significa questo? Significa che in base alla storia, non è detto che si ripeta, però in base alla storia, se la variazione dei tassi di interesse della Fed, che un po' tutti si aspettano, ci dovesse essere, non dovremmo aspettarci un grosso impatto sull'obbligazione corporate che noi abbiamo inserito in portafoglio. E questo perché non dovremmo sentire questo impatto? Perché le obbligazioni corporate hanno, come dire, pesa tanto la componente remunerazione per il rischio di credito, il premio al rischio di credito, che è legato più al mondo azionario, diciamo, in un certo senso, quindi alla dinamica delle aziende. Un'altra idea presente nei nostri portafogli, in particolare nel portafoglio reddito, è quella dei dividendi europei. Se osserviamo, come nel grafico, lo spread, quindi il differenziale tra il dividend yield, quindi il tasso di dividendo delle azioni europee e il rendimento di un'obbligazione a medio e lungo termine, per esempio BTP, vediamo che raramente è stato così favorevole. Sono differenze importanti. Anche in valore assoluto, e se non abbiamo per brevità riportato il grafico, però anche in valore assoluto i dividendi europei sono elevati, sono superiori, sono tra il 3,5 e il 4, e stiamo parlando di indici molto ampi. Se andiamo a prendere selezione di titoli, ci sono appunto sono quelli che noi abbiamo inserito nei nostri portafogli tramite ETF, titoli ad alto dividendo, il dividend yield sale ancora. E quindi è una buona occasione per comprare, diciamo, dividendi. Ed è una cosa buona in generale, a lungo termine, perché una cosa che molti si dimenticano è che se uno guarda la storia dei mercati azionari, i dividendi costituiscono oltre il 90% del rendimento azionario di lungo termine. Quindi, se uno ha un investimento ad alto dividendo, è probabile che abbia in generale una buona performance. E uno potrebbe dire: sì, ma se questi dividendi, che sono concettualmente delle grandezze nominali, quindi hanno una componente di inflazione dentro, chissà, magari potrebbero essere corrosi dall'inflazione, oppure potrebbero cambiare. E diciamo che per il momento il rischio inflazione, che è un rischio importante per un investitore, però in questo momento è piuttosto basso e noi abbiamo idea che resti basso ancora per un bel po'. Inoltre, i dividendi sono delle grandezze che si muovono lentamente nel tempo, cioè le società che tendono a pagare buoni dividendi, tipo quelle che abbiamo incluso, che sono incluse nell'ETF che noi abbiamo inserito nel portafoglio, tendono a essere acquistate dagli investitori proprio in virtù di questi dividendi. Il management della società ci tiene a mantenere una certa politica di distribuzione dei dividendi, quindi prima di cambiarla ci mettono un bel po'. Quindi la variabile si muove lentamente. È ragionevole aspettarsi che se ci sono rendimenti, dividendi alti oggi, possano essere ragionevolmente alti anche domani. Venendo ai portafogli, i portafogli premium, diciamo che sono
qui si parla di asset allocation in generale, ma con un focus principale sui portafogli premium, quindi la classe dei portafogli fini, perché ce ne sono diversi suddivisi per rischio, orizzonte temporale, la classe dei portafogli indirizzati al risparmio previdenziale, quindi alla pensione, e quelli reddito. Vediamo che comunque, nonostante queste modifiche di cui abbiamo parlato, la composizione dei portafogli, lo vedete a occhio con queste torte, poi chi accede al servizio vedrà tutta la reportistica di dettaglio sul sito Advisolly, vedete però che la composizione rimane bilanciata e prudente, sia nei pesi e anche nei rischi, con indici di liquidità alti, indici di diversificazione alti, anche nel caso dei portafogli più dinamici. Ecco, direi che con questo è sostanzialmente tutto, quindi io per adesso vi ringrazio e aspettiamo le vostre domande. Eccoci, allora passiamo adesso alla parte delle domande e ve lo ricordiamo, potete continuare a mandarcele scrivendo nell'area discussione sotto la pagina oppure scrivendoci all'interno del sito sulla bacheca di Advisolly. Incominciamo dalla prima domanda che ci ha mandato Paolo. Ci dice che un possibile rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed in dicembre, combinato con possibili ulteriori misure espansive della BCE, dovrebbe rafforzare ulteriormente il dollaro nei confronti dell'euro. È quindi ragionevole investire in strumenti denominati in dollari? È corretta, diciamo, l'ipotesi che fa il nostro ascoltatore barra lettore. Effettivamente sia il rialzo dei tassi americani, quindi si distanzierebbero ancora di più da quelli europei, sia anche proprio la forza economica dell'Europa, degli Stati Uniti, la cui economia marcia a un ritmo decisamente diverso e più elevato rispetto a quella europea, fanno sì che sia ragionevole aspettarsi un ulteriore deprezzamento dell'euro e quindi un apprezzamento del dollaro, che avvantaggia chi investe fa investimenti denominati in dollari. Certo è che le divise sono molto volatili, quindi questo è lo scenario è quello, ma intorno a questo scenario la volatilità può essere enorme, quindi potrebbe tranquillamente non essere così. Va anche detto che il trend, che comunque è importante, quindi il momentum del dollaro verso euro è in questo momento abbastanza chiaro, quindi sinceramente non ho idea se andrà verso la parità, forse la parità mi sembra al momento filo eccessiva, però l'euro potrebbe ancora indebolirsi. Sì. Rodolfo ci chiede invece se si può investire sul nostro portafoglio con un piano di accumulo. Certamente sì. Allora, gli investimenti relativi ai nostri portafogli sono, questo vale la pena sottolinearlo, sono investimenti che voi risparmiatori fate per conto vostro, con la vostra banca, in totale autonomia e in massima libertà. Quindi Advisolly fa da tutor, fa da guida, vi dà delle idee di investimento, vi dà dei suggerimenti, e poi siete voi a scegliere intermediario, a controllare i costi, quindi su questo, diciamo, siete totalmente liberi. E quindi la possibilità, diciamo, i portafogli si prestano a essere attuati con un piano di accumulo. Naturalmente dipende dalla dimensione dell'investimento, nel senso che i nostri portafogli alcuni hanno degli ammontari minimi investibili più grandi, altri decisamente più piccoli. Abbiamo moltissimi portafogli sul nostro sito, vi invito quindi a guardare se già non lo fate, ce ne sono molti che si prestano a essere attuati con un pack. E aggiungo ancora una cosa, c'è chi pensa al pack come a un investimento mensile. Qualora la somma richiesta per l'investimento fosse troppo alta, quindi diventasse difficile effettuare l'investimento mensile, nulla vieta di effettuare l'investimento trimestralmente o semestralmente, cioè quello che conta, ma anche annualmente alla peggio, quello che conta è la regolarità. La regolarità, al di là di alcune simpatiche proprietà analitiche del PAC, per cui tende a ridurre il rischio del portafoglio, comunque il PAC impone anche un grande pregio, che impone una disciplina mentale e slega un po' l'attività di investimento dalla ricerca del momento perfetto per investire. Uno sa che deve investire ogni mese, ogni 3 mesi, ogni 6 mesi, lo fa per un obiettivo, appunto perché sta risparmiando per suo figlio che è piccolino, lo fa e basta, senza curarsi dei mercati. E quella nel lungo termine è la cosa che paga di più.
La prossima domanda arriva da Mattia, che ci chiede: anche secondo voi nell'ultimo mese meglio le obbligazioni delle azioni? No, nel senso che recentemente sempre meglio le prospetticamente le azioni delle obbligazioni, nel senso che magari nell'ultimo mese, negli ultimi 3 mesi le obbligazioni possono aver fatto meglio delle azioni, ma in questo momento guardando un orizzonte di medio periodo o anche di lungo periodo, che è quello che comunque è sotteso a tutti i nostri portafogli, assai meglio le azioni. Comunque ecco, un'altra cosa, quando diciamo meglio le azioni dell'obbligazione o meglio le obbligazioni delle azioni, è sempre, se vogliamo, uno slogan, però un portafoglio vero di un risparmiatore, quando parlo di un portafoglio che racchiude una quota, se non tutta, una quota consistente del suo patrimonio, deve essere ben diversificato. Quindi può trattarsi di obbligazioni di vario genere, possono essere investimenti appunto corporate, possono essere investimenti di natura monetaria, eccetera, eccetera, però una componente reddito fisso è difficile che possa mancare. Una persona con cui ho lavorato, molto senior, con grandissima esperienza di wealth management, mi ha sempre ricordato che è buona norma evitare portafogli con una componente azionaria superiore al 55-60% per chiunque. E questo, diciamo, come regola del pollice, resta un eccellente consiglio. La prossima domanda è di Andrea, che ha letto sul nostro blog che il Giappone è tecnicamente in recessione. La Banca Centrale del Giappone, dice Andrea, potrebbe quindi aumentare gli stimoli monetari. È ragionevole aspettarsi un ulteriore deprezzamento dello yen e una spinta verso l'alto del mercato azionario giapponese. Avrebbe senso dunque investire sul mercato azionario nipponico? Ha già quasi detto tutto il nostro ascoltatore. Sì, tra l'altro è un mercato nel quale i nostri portafogli sono sensibilmente investiti da tempo, o direttamente o tramite veicoli come ETF, che hanno comunque una componente azionaria sul Giappone importante. Perché? Innanzitutto perché è un mercato che ha delle buone valutazioni, almeno rispetto al resto dei mercati azionari, per non parlare delle altre asset class. E effettivamente ci ha regalato delle buone soddisfazioni, e in assoluto è uno dei migliori mercati, forse è il miglior mercato sviluppato da inizio anno. Quindi il fatto che il Giappone sia in recessione e possa esserci quindi la chance che ci siano ulteriori stimoli per rimettere in moto questa economia, che non ne vuole sapere di accelerare, di rivitalizzarsi, ci rende ancora più ottimisti verso questa classe di attivo. Manfredi invece ci dice che ha sempre investito in obbligazioni, ma ora i tassi sono inguardabili e i depositi sono insoddisfacenti. Dove bisogna investire allora? Un pochino l'abbiamo detto, le obbligazioni, innanzitutto continuare a investire in obbligazioni, magari cambiando un po' segmento, ne abbiamo parlato poc'anzi, quindi sia alle obbligazioni corporate, sia investment grade che high yield. Andando un pochino più nel dettaglio dei nostri portafogli, chi li ha noterà che abbiamo inserito già da tempo le obbligazioni investment grade europee, che beneficiano delle favorevoli condizioni di liquidità del mercato europeo dovute al quantitative easing della BCE, che hanno sono però obbligazioni con una scadenza breve, quindi una duration e perciò una sensitività a rialzi dei tassi bassa. Quindi sono obbligazioni che ci consentono di preoccuparci poco di eventuali rialzi dei tassi, ma di portarci a casa, speriamo, un premio al rischio legato all'obbligazionario, quindi sia alle obbligazioni corporate di vario rating, sia anche un po' di azionario con prudenza. Noi appunto, se chi segue i nostri portafogli sa che magari pecchiamo di un eccesso di prudenza, però non facciamo mai prendere dei rischi eccessivi. Anche per chi vuole tentare questa strada, a investimenti cosiddetti smart beta, no? Ci sono sia nel mondo dei fondi comuni, sia nel mondo degli ETF, dei fondi quotati in borsa, ci sono numerosi strumenti ormai che consentono di, come dire, di dare delega a gestori, i quali perseguono strategie un po' alternative che dovrebbero essere correlate
poco ai mercati e quindi in queste situazioni sono interessanti. Magari mischiarne diverse, di vario genere, in modo tale che se non va bene una va bene l'altra, è un po' il principio intuitivo della diversificazione, e con questo diciamo cercare di passare questo periodo che probabilmente però non sarà brevissimo. Gabriele ci chiede invece se abbiamo azioni bancarie nei portafogli, se sì quali e se no perché. Allora, obbligazioni bancarie direttamente, adesso vado a memoria, non mi risulta. Indirettamente, attraverso l'investimento in obbligazioni corporate, senz'altro sì. In questo momento le obbligazioni, dipende, obbligazioni bancarie di chi, di quale stato, di quale merito creditizio, ci sono dei distinguo importanti. Allora, le obbligazioni bancarie si dividono, come tutte le obbligazioni corporate, in obbligazioni subordinate, che sono quelle che hanno in caso di problemi della banca sono le prime a essere attaccate per rimettere in sesto la banca. Magari qualcuno di voi ha letto il post che abbiamo scritto sul nostro blog sul bail-in, sulle nuove regole di salvataggio delle banche in Europa e anche in Italia, quindi, che prevedono che il salvataggio delle banche sia opera degli azionisti e dei creditori delle banche, quindi anche di chi ha comprato le obbligazioni bancarie. E i primi ad aiutare la banca dopo gli azionisti sono gli obbligazionisti che hanno acquistato obbligazioni subordinate. Subito dopo ci sono gli obbligazionisti che hanno obbligazioni senior, quindi non subordinate, ma prive di garanzia. Successivamente ci sono i depositi e diciamo chi si salva sono le obbligazioni senior con garanzia, che però rendono abbastanza poco. Quindi sempre tenere presente questo, evitare il rischio di puntare sul singolo nome, sulla singola banca, anche se spesso la banca dice ci conosciamo da tanti anni, siamo la banca sotto casa, siamo soldi, siamo sicuri, però la prudenza non è mai troppa, è meglio non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Quindi riassumendo, van bene le obbligazioni bancarie in misura moderata, che in prima approssimazione è quella che troviamo negli ETF o nei fondi dedicati alle obbligazioni corporate, in modo da diversificare e diluire il rischio. La prossima domanda è di Chiara. I tragici e drammatici eventi degli ultimi giorni in Francia, ci dice Chiara, hanno aumentato l'incertezza. Occorre movimentare il portafoglio rispetto al suo obiettivo in maniera prudente? Risposta breve, no. L'abbiamo visto prima nel grafico, l'impatto è stato immediato, è stato sui mercati ovviamente, è stato minimo rispetto al tragico bilancio umano. E da monitorare attentamente le conseguenze più nel medio e lungo termine, perché è chiaro che bisogna monitorare l'evoluzione dello scenario geopolitico in Medio Oriente, potrebbero succedere tante cose, ma al momento non ci sono grandi novità. Cioè, quello che è successo è che si è intensificato l'intervento dell'Europa, degli Stati Uniti, della Russia sullo scacchiere medio orientale, ma intervento che già c'era. La contrapposizione tra estremisti dell'Islam e mondo occidentale, Russia, già esisteva, quindi anche qui non ci sono grandi novità, quindi, da monitorare, però non vediamo sufficienti motivi per andare a modificare la asset allocation, immagino, in modo più prudente. Sempre sugli attacchi di Parigi, Davide ci chiede, dopo aver letto un articolo sul Sole che parlava appunto di listini che salgono dopo gli attacchi trascinando armi di difesa, chiedeva se effettivamente secondo noi c'è una correlazione più o meno diretta. Beh, in questo caso se guardiamo alle aziende che effettivamente traggono, adesso sembra brutto dirlo, comunque traggono in qualche modo profitto dall'esistenza di conflitti, di situazioni di tensione, è chiaro che un minimo di correlazione c'è, ed è sostanziale, no? Nel senso che non, al di là della misurazione del commovimento delle performance, anche proprio di un coefficiente di correlazione positivo, e
si intuisce questa correlazione, perché ovviamente il fatturato di queste aziende dipende da, aumenta in situazioni di questo genere. Però ecco, non stiamo parlando di qualche cosa che va a modificare invece il quadro di asset class più ampio, come le azioni americane, le azioni europee, le azioni giapponesi, quindi macro asset class. E peraltro la mia opinione personale è che andare a puntare su un singolo settore, o peggio ancora su un singolo titolo, immaginando un suo miglioramento, per carità, è legittimo, sicuramente molti lo fanno. In un'ottica di investimento prudente di medio e lungo periodo, io non mi sento di consigliarlo. La prossima domanda invece è di Laura, che ci chiede: cosa sono le obbligazioni high yield e perché sono di moda? Le obbligazioni high yield sono delle obbligazioni societarie, quindi sono titoli obbligazionari emessi da società, si distinguono da quelle e si contrappongono a quelle investment grade semplicemente per il rating, quindi la qualità creditizia attribuita dalle agenzie di rating, quindi quando quelle le strane lettere che vedete, AAA, BBB, singola B, B+, quello è il rating. Le obbligazioni AAA sono quelle con più alto rating, ormai praticamente sono rarissime, e poi si va via a scendere verso, diciamo, scorrendo l'alfabeto al contrario, verso i rating più basso. E le obbligazioni investment grade sono quelle a rating speculativo, quindi con rating un po' più basso, e che quindi hanno un pochino, hanno più rischio di credito, quindi rischio di default, rischio di non pagare le cedole, che però è quindi un rischio da tenere estremamente presente. Infatti noi consigliamo di investire in obbligazioni, quando consigliamo di investire in obbligazioni high yield, lo facciamo sempre tramite o fondi o ETF, quindi veicoli di investimento che al loro interno prevedono l'investimento in una moltitudine di queste obbligazioni, in modo tale che se va male a un emittente, se un soggetto fa default, magari gli altri no, comunque non tutti. Il bello, perché sono più che di moda, perché sono interessanti? Sono interessanti perché in questo momento offrono sia rendimenti a scadenza più elevati rispetto al resto delle obbligazioni, sia governative, sia corporate di altro genere, sia perché offrono cedole buone che si riflettono ad esempio nei proventi pagati dagli ETF. Noi ad esempio nel portafoglio reddito abbiamo inserito un ETF global high yield, quindi che investe in titoli obbligazioni high yield su scala internazionale, quindi estremamente diversificato per emittenti, divise, paesi, quindi insomma difficile che vada veramente tutto male. E questo ETF paga dei proventi, quindi delle cedole periodiche che fanno il gioco di questo portafoglio. Luca ci chiede invece delucidazioni sugli ETF dei mercati emergenti. Ci chiede se secondo noi bisogna tenerli o disinvestire. Beh, dipende chiaramente da... Queste domande sono sempre un po' difficili, no? Perché dipende in che portafoglio, quante ne ha il nostro ascoltatore. Noi quello che possiamo dire è che nelle nostre asset allocation, nei nostri portafogli, le azioni dei mercati emergenti sono presenti. Sono presenti in quantità, direi, moderate, non, quindi prudenti, ma tali da rendere possibile sfruttare questa che secondo noi è un asset class che negli ultimi mesi e anche anni ha preso delle belle batoste, probabilmente anche a ragione, ma che secondo noi ha del valore, quindi ha un potenziale di risalita interessante sia a medio termine sia a lungo termine, perché comunque i mercati emergenti rimangono dei mercati che, se guardiamo veramente a lungo periodo, sono mercati interessanti, nonostante si dica che comunque hanno già fatto tanta strada. Sono mercati nei quali c'è ancora tanto bisogno di infrastrutture, c'è da costruire di tutto, c'è da investire per far crescere l'economia, quindi le opportunità ci sono sicuramente più che da noi, e ci sembra interessante essere presenti, però ecco, ripeto, con moderazione. Non, se io avessi il portafoglio del nostro ascoltatore 70% azionario emergente, direi sì, disinvesti un po' perché è veramente tanto. Attenzione al rischio, quindi.
La prossima domanda è di Marco. La Francia potrà curare ulteriormente il rapporto deficit-PIL, dice Marco. Potremmo assistere ad un aumento dei tassi di interesse francesi, come è accaduto in Spagna? Potrebbe essere, sicuramente è possibile, chi lo sa, è chiaramente una variabile aleatoria, è ragionevole comunque includerlo nel numero di possibilità. Personalmente credo che non possa essere un aumento particolarmente drammatico, quindi comunque stiamo parlando di piccoli aumenti dei tassi di interesse. Peraltro i tassi di interesse, se avete presente la distribuzione di probabilità del BTP, che se vogliamo vale anche per i rendimenti delle altre obbligazioni europee, magari riscalati, posizionati in maniera leggermente diversa, ma l'idea è quella, ci dice che comunque si dovrebbe andare verso un rialzo dei tassi di interesse nel medio e lungo termine. La nuova domanda è di Davide. Secondo lei è un investimento attraente il bond decennale turco? Vorrei capire qual è la ragione per cui, se dovessi creare un portafoglio andando short sul bond tedesco e long su quello turco, in modo tale da annullare il rischio di credito, comunque sarei legato al rischio di cambio e se è possibile giarsi da questo rischio, anche se le curve forward non me lo permettono. Dunque, allora, andiamo per gradi. Prendiamola tecnicamente. Se il nostro ascoltatore compra obbligazioni turche e vende tramite un ETF short, immagino, obbligazioni tedesche, non si copre assolutamente dal rischio di credito, perché il rischio di credito tedesco è molto diverso da quello turco. Quindi in realtà ha ancora pressoché tutto il rischio di credito turco, fatto numero uno. Quello che in parte fa è coprirsi dal rischio di movimenti dei tassi di interesse che interessino sia la Turchia sia la Germania. E io, allora, chiaramente c'è una correlazione tra i due, grandi movimenti dei tassi su scala globale probabilmente interesserebbero forse entrambe le obbligazioni, tipi di investimento obbligazionario, però direi che è abbastanza minimo. Quindi in realtà non fa quello che probabilmente ha in mente. Si prenderebbe tutto ovviamente il rischio di anche valutario turco, perché stiamo parlando comunque di due divise diverse, le obbligazioni tedesche sono denominate in euro, le obbligazioni turche se sono, diciamo, denominate in lira turca, perché ci sono anche emesse in divise forti, ma ammettendo, io immagino che sia in divisa locale, quindi in divisa turca, non c'è modo di eliderlo, a meno di non andare a effettuare delle coperture, ad esempio con degli acquisti a termine. E questo, diciamo, un po' tecnicamente. Quindi tecnicamente messa così l'operazione si può anche fare, ma non fa quello che probabilmente, almeno quello che abbiamo capito noi, che ha in mente il nostro ascoltatore. Ecco, alzando un attimo lo sguardo, la domanda, giro io la domanda all'ascoltatore, ma davvero vuole fare questa cosa? Perché è prendersi dei rischi veramente, ecco, sono quei classici rischi che noi in Advice Only non amiamo, sono dei rischi da trader, che vanno molto bene se li prende un trader all'interno di un portafoglio diversificato, dove accanto a una scommessa di questo genere ce ne sono altre 50, magari analoghe ma diverse, e quindi se va bene una, magari non va bene l'altra, però magari 30 che vanno bene ci sono. Ecco, sarei molto cauto a fare un'operazione del genere con una quota consistente del patrimonio, perché si va a prendere dei rischi veramente importanti. La prossima domanda è del dottor Lamberti, che chiede: creerete nuovi portafogli premium? Io mi trovo bene con reddito, ma vorrei qualcosa di un po' più aggressivo. Allora, sì, l'anticipazione è, in realtà volevamo già farlo da tempo, creeremo dei nuovi portafogli. In realtà, adesso non voglio dare troppa anticipazione, rivoluzioneremo abbastanza il modo con cui proponiamo i nostri portafogli e amplieremo la gamma dei portafogli, includendo nuovi portafogli sia tematici sia portafogli anche più, per esempio, aggressivi, portafogli adatti a un pubblico sempre più ampio, quindi da,
dai giovanissimi che magari iniziano a investire con pochissimo, e secondo me è importante iniziare a farlo fin da subito, educazione finanziaria, fino a esigenze più articolate. Quindi sì, spero entro fine anno che riusciremo comunque indicativamente, l'orizzonte di mesi, non di secoli, per fare questa modifica. Non ci sono altre domande. Allora, noi Vi vi ringraziamo. ringraziamo e vi ricordiamo che, beh, se doveste voler rivedere questa video chat, è sempre possibile. Noi siamo sempre disponibili per rispondere alle domande, quindi scriveteci le domande attinenti a questa chat, potete porle in calce al post del blog. Noi siamo qui. Grazie dell'attenzione e alla prossima. Alla prossima.